Quando abbiamo parlato delle misure di deformazione, non so se vi ricordate, ma abbiamo introdotto tre misure di deformazione, cioè dilatazione lineare, scorrimento angolare e variazione volumetrica. Poi, voglio dire, tutte queste ore abbiamo sempre parlato della dilatazione lineare, dello scorrimento angolare, ma della valutazione della variazione volumetrica non abbiamo più detto niente, l'abbiamo introdotta e poi è finita lì. Ebbene, qual è? Allora ci poniamo di nuovo la domanda che ci eravamo posti qualche giorno fa: qual è la relazione tra il tensore di deformazione epsilon e la variazione volumetrica? Anche là ci deve essere una relazione. Dale. E allora vediamo di scoprirla. Variazione volumetrica. Ricordiamoci un attimino qual era la definizione della variazione volumetrica. L'avevamo indicata con delta piccolo P ed era uguale al volume attuale meno volume iniziale diviso volume iniziale. Naturalmente il volume, quando dico attuale iniziale, è il volume dell'intorno, il volume infinitesimo, d'accordo? Ok, e per fare questo conticino, una volta che abbiamo a disposizione le deformazioni principali e le direzioni principali di deformazione, ci converrebbe utilizzare un sistema di riferimento esattamente lungo queste direzioni. Quindi noi prendiamo il nostro punto P0, va bene? Che sta qua, per esempio, e scegliamo tre direzioni che sono esattamente le direzioni principali di deformazione come sistema di riferimento, ok? Vediamo se erano queste. 1, 2, posto un po' di 0, 3, va bene? Ok? Allora diciamo che per esempio questo è n, è la direzione definita dal versore n1, questa è la direzione definita dal versore n2, questa è la direzione definita dal versore n3, tutte e tre sono ovviamente direzioni principali, va bene? E per comodità, ma è solo un fatto di comodità geometrica, potremmo anche fare diversamente, ma per comodità facciamo così, prendiamo un volumetto che è cubico, cioè è un cubetto sostanzialmente, intorno al punto. Bene, immaginiamo proprio che sia esattamente un cubetto di lato, come al solito, dl0. Quindi questo è dl0 lungo la direzione n1, dl0 lungo la direzione n2 e dl0 lungo la direzione n3. Va bene? Si vede? Allora, possiamo ovviamente calcolare anche le dilatazioni lineari lungo la direzione 1, 2, 3, quelle che abbiamo chiamato delta n1, delta n2 e delta n3. Bene, cioè le dilatazioni lineari lungo gli assi 1, 2, 3, n1, n2, n3. E queste dilatazioni lineari, le abbiamo già visto nell'ora precedente, non sono altro che uguale a lambda 1, lambda 2, lambda 3. Bene. Per cui, se questa è la direzione 1, va bene? E questa è la lunghezza del 0, il dl lungo la direzione 1, va bene? Sarà uguale al dl0 più la dilatazione che ha avuto, va bene? Quindi possiamo dire il dl lungo la direzione n1, dl1 lo chiamo, va bene? Sarà uguale a 1 più lambda 1 che moltiplica dl0. E
e così ovviamente in maniera assolutamente automatica il DL2 è 1 più lambda 2 per DL0 e il DL3 è uguale a 1 più lambda 3 sempre per DL0. Bene, a questo punto abbiamo, come dire, le... non ci sono, ovviamente non ci sono scorrimenti angolari perché siamo sul lungo direzioni principali, no? Le gamma tra le direzioni principali sono nulle, eh? Quindi questo cubetto si trasformerà in un parallelepipedo, va bene? Non si distorce, va bene? E possiamo calcolare il volume attuale di questo parallelepipedo facendo il prodotto tra DL1 per DL2 per DL3. Quindi quello che qui abbiamo indicato con dV, bene, sarà uguale a 1 più lambda 1 che moltiplica 1 più lambda 2 che moltiplica 1 più lambda 3 per DL0 al cubo. Bene. Ovviamente possiamo aprire queste parentesi in questo triplo prodotto. E questa che cosa sarà uguale? Sarà 1 per 1 per 1. Poi facciamo lambda 1 per 1 per 1. Poi facciamo lambda 2 per 1 per 1. Poi ancora lambda 3 per 1 per 1. Poi cominciamo a fare lambda 1 per lambda 2 per 1. Però ci ricordiamo che queste deformazioni devono essere infinitesime. Le lambda sono infinitesime, i quadrati saranno trascurabili. Quindi nel fare questi prodotti sostanzialmente io mi fermo qui trascurando tutti gli altri termini, perché tutti gli altri termini che mi rimangono saranno tutti quanti di ordine di grandezza più piccoli, quindi trascurabile, perché avrò lambda 1 per lambda 2, poi avrò lambda 1 per lambda 3, lambda 2 per lambda 3 ed infine lambda 1 per lambda 2 lambda 3. Sono tutti termini che naturalmente diventano sempre più piccoli, e quindi li trascuriamo. Quindi questo dv sostanzialmente lo scriviamo, o almeno diciamo lo approssimiamo in questo modo, approssimiamo in questo modo. Bene. Trascurando termini di ordine superiore. Bene, a questo punto siamo pronti per entrare in questa formuletta del delta V, della variazione volumetrica, lo scrivo qui sotto, delta V sarà uguale a dV, ok? Quindi questa espressione qui, ok? Quindi 1 più lambda 1 più lambda 2 più lambda 3, va bene? Tutto quanto è moltiplicato per DL0 al cubo, ovviamente. Meno dv0, e dv0 altro non è che dl0 al cubo, diviso dv0, che è sempre dl0 al cubo. Va bene? E ovviamente questo dl0 al cubo si semplifica con questo 1. Bene, questo è 1 per dl0 al cubo meno dl0 al cubo. Semplifica e ci rimane quindi solo lambda 1 più lambda 2 per lambda 3, delle 0 sopra e sotto si semplificano ed abbiamo trovato la formuletta finale. Bene. E cioè per calcolare la variazione volumetrica basta calcolare la somma degli autovalori della matrice epsilon, va bene? Ma questa somma dei termini sulla diagonale principale di epsilon era la traccia, e la traccia è un invariante,
Quindi o la rappresentiamo nel sistema principale, o la rappresentiamo in qualsiasi altro sistema di riferimento, questo termine viene sempre uguale. Quindi questa è la traccia di epsilon. Che epsilon sia rappresentata nel sistema principale o in un altro sistema qualsiasi, la traccia di epsilon è invariante e quindi viene sempre uguale. Quindi se voglio la variazione volumetrica, ci fa comodo, come dire, spiegare tutta la procedura facendo riferimento alle direzioni principali, ma non sono assolutamente necessarie, perché la variazione volumetrica è la traccia di epsilon. La traccia di epsilon è un invariante, la possiamo calcolare con qualsiasi riferimento, va bene, viene sempre lo stesso numero. Va bene? Ci siamo? E così abbiamo anche capito qual è il legame tra la variazione volumetrica e il tensore di deformazione infinitesimo epsilon, ancora una volta, e la traccia. Va bene? Ok, c'è un ultimo argomento che tocca fare sull'analisi della deformazione. Vabbè, affrontiamolo. Posso cancellare questo? Sì? Vado. Allora, immaginiamo di avere il nostro corpo omega, come al solito, va bene? E immaginiamo che c'è qualcuno che ci riesce a fornire in maniera diretta il campo delle deformazioni su tutto il corpo omega. Tutto il corpo omega. Cioè ci dà tutta la matrice epsilon, cioè epsilon 1,1, funzione di x1, x2, x3. Epsilon 1, 2, funzione di x1, x2, x3. Epsilon 1, 3, funzione di x1, x2, x3. E poi, ovviamente, tutto il resto. Tutti i termini ci dà, va bene? Tutte queste funzioni sono 6 funzioni, perché simmetrico, naturalmente, quindi sarebbero 9 elementi qua dentro, ma sono in realtà 6 indipendenti, perché poi questo e questo sono uguali, già lo sappiamo, no? Questa funzione deve essere uguale a questa, eccetera, eccetera. Va bene? Immaginiamo che qualcuno ci dà questa deformazione, questa epsilon, no? E uno si domanda, ma questa deformazione veramente proviene da un campo di spostamenti U, tali che questa epsilon non è altro che la parte simmetrica del gradiente di U? Siamo sicuri di questa cosa? È chiara la domanda che mi sto facendo? Allora, se qualcuno venisse da noi e ci fornisse un campo di spostamenti, bene, trovarsi le deformazioni sarebbe facile, perché uno ha gli spostamenti, ne fa il gradiente, ne fa la parte simmetrica, ha le deformazioni. È un'operazione assolutamente, no? Lineare. Bene. Immaginiamo che c'è qualcuno che ci dice: guarda, le deformazioni sono queste. Come facciamo noi a essere certi che l'informazione che ci sta dando è corretta? Cioè che veramente quelle quantità, quelle funzioni che ci sta dando in realtà sono delle deformazioni, ovvero sono degli enti per i quali esiste una primitiva la cui parte simmetrica del gradiente è esattamente uguale a queste funzioni date. Come faccio a saperlo? È chiara adesso la domanda? Dovremmo fare una sorta, se vogliamo, di test su questi termini che stanno qua dentro, va bene? Se questo test è passato, passa, va bene? Allora vuol dire che esiste una U, tale che
la parte simmetrica del gradiente è uguale a questa epsilon. Se invece facendo questo test il test non passa, vuol dire che non esiste la cosa. Non è vero che è un campo di deformazione. Mi sono spiegato? Allora, se e solo se e i j k è l m n epsilon j m k n è uguale a zero. Adesso vedremo che significa questo, tutto questo simbolo, va bene? Allora, esiste U tale che sin grado U è uguale a U. Questo è il test che dobbiamo fare. Se la mia epsilon passa questo test, va bene? Allora vuol dire che veramente esiste una U tale che la parte simmetrica del gradiente di questa U è esattamente uguale a questa epsilon. Entriamo meglio in questo test. Questo test normalmente viene indicato direttamente in maniera molto più compatta come il rotore del rotore di epsilon. Allora, ovviamente questi sono tutti indici, no? Gli indici ripetuti si intendono sommati. Quando vediamo una virgola vuol dire che stiamo facendo delle derivate. Va bene? Cominciamo a chiarire questi punti. Quindi qua io sto scrivendo la componente epsilon mj, va bene? Derivata rispetto a x con k e x con m. Ok? Vediamo che sono queste. Questo è quello che viene chiamato il tensore di Ricci, E, I, J, K. Bene. È una matrice molto particolare, con tre indici, bene, che può assumere valore 1, meno 1, 0. Assume valore 0 quando almeno due di questi indici sono uguali fra di loro, no? Quindi assume valore 0 se I è uguale J oppure I è uguale K oppure J è uguale K oppure naturalmente I uguale J uguale K, sono tutte e tre uguali. Allora in questo caso per esempio è 1, 1, 1 è 0, è 1, 1, 2 e 0 e così via. Avete capito? Eh? D'accordo? Assume valore 1 se gli indici IJK stanno ruotando in questo modo 1, 2, 3, il che significa, capiamo bene, assume valore 1 quando questi sono 1, 2, 3 oppure 2, 3, 1 oppure 3, 1, 2. Vedete, stanno girando sempre allo stesso modo 1, 2, 3 oppure 2, 3, 1 oppure 3, 1, 2, stanno girando sempre nello stesso modo. Ok? Assume valore meno 1 quando stanno girando in maniera esattamente opposta, 3, 2, 1.
Bene. Quindi assume valore meno 1 quando sono 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oppure 2, 1, 3. 2, 1, 3. Ok? Oppure 1, 3, 2. 1, 3, 2. Ok? Quindi in realtà, voglio dire, i termini, diciamo non nulli, sono pochi, perché molti sono zero, perché può capitare che due indici sono uguali. In realtà, appunto, quante volte può essere uguale a 1? 3 volte. Cioè, quando i GK sono 1, 2, 3, quando sono 2, 3, 1, quando sono 3, 1, 2, 3 volte. E analogamente anche questi può cambiare 3 volte. Quindi in totale i termini diversi da 0 qua sono 6, il resto sono tutti 0. Allora, facciamo cominciamo a scrivere questa equazione, va bene? In esplicito qualcuna di queste equazioni, va bene? Per esempio prendiamo I uguale 1, va bene? In quella formula sopra, e L uguale 1, va bene? Allora, questa formula diventa 0 uguale, scrivo prima lo 0, così poi dopo vado avanti nei passaggi, 0 uguale E I, che sarebbe 1, scusate, mettiamo direttamente 1, e poi JK è 1, MN. Va bene? Allora, questo sarebbe uguale a, scusate, naturalmente moltiplicato a epsilon jmkn, jm virgola kn, ok? È uguale. Cominciamo a fare la sommatoria su questi termini, lasciando qua ancora jk, ok? Quindi abbiamo e 1 JK, questo rimane così, ok? E prendiamo, qua abbiamo detto che quali sono i casi che possono accadere, che questi tre, per essere diversi da, per essere questa quantità diversa da zero, questi tre indici devono essere fra di loro differenti, perché appena capitano che sono uguali, naturalmente è zero, d'accordo? Ci siamo? Allora, le eventualità sono queste, quando guardo, no, questo termine. 1, 2, 3, oppure 1, 3, 2, e basta, non c'è altro. Quando metto 1, 2, 3, devo mettere un più 1, quando metto 1, 3, 2, devo mettere un meno 1, e basta. Allora, facciamo. Bene. Quindi, questo diventa... Pensiamo all'inizio di m è uguale a 2, n è uguale a 3, ok? Allora, epsilon j, abbiamo detto m è uguale a 2, 2, e n è uguale a 3, quindi k 3. Ho messo questo termine. Ci siamo? L'alternativa qual è? È quella di mettere 3, 2, e in questo caso sarebbe meno 1. E allora io faccio così, cancello qui, e metto, adesso penso di mettere qua 3 e qua 2.
A questo punto questa quantità diventa meno 1 e quindi faccio meno epsilon j 3 virgola k 2. Ok, questo è tutto. Va bene? Ovviamente non ho finito perché devo aprire anche quest'altro, eh? Ma anche qua ormai abbiamo capito un po' come il meccanismo, eh? Se il primo indice è 1, le possibilità sono o che j è 2 e k è 3, oppure il contrario, che j è 3 e k è 2. Nel primo caso avremo che questa quantità vale 1, nel secondo caso vale meno 1. E la vedete, sì? Va bene? Allora, pensiamo di nuovo. È uguale, facciamo qui 2, 3, ok? Facciamo così. E allora dobbiamo pensare che j è 2, k è 3. Lo vedete? J è 2, k è 3. E anche qui, naturalmente, j è 2, k è 3. E allora avremo epsilon 2, 2 legato rispetto a 3, 3 meno epsilon 2, 3 derivato rispetto a 3, 2. E abbiamo fatto questo caso qua, no? Quando abbiamo E con 1, 2, 3. Poi dobbiamo fare il caso E 1, 3, 2, che ci dà il meno 1. Allora dobbiamo pensare che qui c'è un 3 e qui c'è un 2. Va bene? Allora, pensando che qui c'è un 3 e un 2, dobbiamo ovviamente, questa quantità poi diventa meno 1, quindi dobbiamo fare meno questa quantità quando j è 3 e k è 2. Va bene? Metto qua 3, quindi viene epsilon 3, 2, 2, 3. Va bene? E poi ancora meno più, che questa è diventata meno, abbiamo detto qua c'è un meno, quindi più, e ancora qua questo è 3 e questo è 2. Epsilon 3, 3, 2, 2. In definitiva, allora, che cosa abbiamo? Abbiamo questo, che questa equazione la possiamo scrivere così, che epsilon 2, 2, 3, 3 più epsilon 3, 3, 2, 2, bene, è uguale a 2 volte epsilon 2, 3, 2, 3. Guardate che qui abbiamo epsilon 2, 3 e qui epsilon 3, 2. Epsilon 2, 3 e epsilon 3, 2 sono la stessa cosa, come al solito. Poi qua abbiamo derivato rispetto a 3 e poi a 2, e qua a 2 e poi a 3, ma vale il teorema di Schwarz, quindi possiamo invertire l'ordine di derivazione. Quindi è la stessa cosa. Allora, questa è la prima di queste equazioni. Bene, questo lo possiamo cancellare oramai. È la prima di queste equazioni. Di queste equazioni, come abbiamo cercato di capire prima, ne possiamo scrivere 6. Abbiamo 6 equazioni indipendenti. Va bene? Io adesso non ve le voglio scrivere tutte e 6 queste equazioni, ma si ricavano semplicemente facendo questa operazione, no? Questa è la 1, 1, bene? Poi dobbiamo fare la 1, 2 e otterremo un'altra equazione. Poi la 1, 3 e otterremo un'altra equazione. Poi dovremo fare la 2, 1, ma la 2, 1, poiché è simmetrico, ci verrà la stessa cosa della 1, 2, quindi voglio dire, è inutile che la facciamo. Quindi dobbiamo fare 1, 1, 1, 2, 1, 3. Poi 2, 2, 2, 3. 3, 3, e abbiamo fatto, sono 6 equazioni indipendenti. Allora, se la vostra funzione epsilon soddisfa queste 6 equazioni indipendenti,
sicura, avete la certezza che esiste un campo di spostamenti e di cui questa epsilon non è altro che la parte simmetrica del gradiente. È chiaro il concetto? Quello su cui ci tengo molto è il concetto. Va bene? E diciamo il test appunto da fare sul campo delle deformazioni per capire se veramente è un campo di deformazioni è questo qui, è il rotore del rotore della epsilon. Se il rotore del rotore della epsilon è nullo, effettivamente quello è un campo di deformazioni, altrimenti non è un campo di deformazioni, cioè non esiste una U tale che la parte simmetrica del gradiente vi dia quella deformazione. Va bene? Attenzione che questa, come ho scritto sopra, questa è una condizione se e solo se, significa che è una condizione necessaria e sufficiente, cioè se è vera questa esiste una U, se esiste una U è vera questa, va bene? La necessaria è se esiste una U necessariamente deve essere vera questa equazione, la sufficiente è se è vera questa equazione esiste una U. Allora sì, ovviamente c'è la dimostrazione di entrambe andate e ritorno, no? Di necessaria e sufficiente di questa condizione, cioè vuol dire possiamo dimostrare che se la epsilon soddisfa questa condizione esiste la U. Bene, tale che questa epsilon non è altro che la simmetrica di U. Oppure possiamo dimostrare il contrario, che se U esiste una U e la epsilon è calcolata in questo modo, sicuramente è soddisfatta questa condizione. È un se e solo se, bene, quindi necessario e sufficiente. Allora, la cosa più semplice da dimostrare è la sufficienza. Va bene? E cioè dire, per me esiste la U. Le faccio la parte simmetrica del gradiente e vedo che la parte simmetrica del gradiente mi genera una epsilon la cui, il cui rotore del rotore è zero. Questo è più facile da dimostrare. Più complicato invece è il contrario, e cioè dire se è vera questa allora sono sicuro che esiste una U tale che è la domanda poi che ci avevamo posti noi ed è forse la più interessante. Va bene? Così, per esempio, se noi vogliamo dimostrare questa equazione qui, dimostrare questa, possiamo fare così. Cancello questa parte. Allora, io ho gli spostamenti, va bene? Ce li ho, va bene? E mi calcolo la epsilon. Bene, di questa epsilon, ovviamente, epsilon è tutta la matrice, 3x3, ci avrà 6 termini che me la definiscono completamente perché è simmetrica, va bene? E di questi 6 termini che mi definiscono la epsilon, dato che io voglio andare in queste equazioni in cui mi entrano solo in gioco la epsilon 2,2, 3,3 e 2,3, mi calcolo solo queste quantità, va bene, esplicitamente. E quindi posso calcolare epsilon 2,2 come U con 2 derivato rispetto a 2. Questo è l'epsilon 2,2 per definizione. Va bene? La epsilon 3,3 sarà uguale a U con 3 derivato rispetto a 3. Va bene? La 2 volte epsilon 2,3
a che cosa sarà uguale? A U con 2 derivato rispetto a 3 più U con 3 derivato rispetto a 2. Bene, faccio così. Come vedete ho lasciato degli spazi qua in mezzo, eh? E non è casuale. Va bene? Allora, la epsilon 22 la derivo due volte rispetto a 3. Ok? Quindi qua faccio derivata rispetto a 3, derivata rispetto a 3. E ovviamente se ho derivato il primo membro devo derivare anche il secondo membro. Derivata rispetto a 3, derivata rispetto a 3. Ok? La epsilon 3,3 la derivo due volte rispetto a 2. Quindi qua faccio derivata rispetto a 2, derivata rispetto a 2. E ancora una volta, se derivo il primo membro rispetto a 2, due volte anche il secondo membro devo derivare due volte rispetto a 2. Infine, la epsilon 2,3 la derivo rispetto a 2 e rispetto a 3. E naturalmente primo e secondo membro. 2, 3, 2, 3. 2, 3. Allora, siamo oramai alla fine, passa un passaggio, infatti facciamo così, guardate, prendiamo questa prima equazione, la sommiamo con la seconda equazione, va bene? E la sottraiamo con la terza, va bene? E dobbiamo fare questa più questa meno quest'altra, d'accordo? Chiaro, questa più questa meno quest'altra. Allora, se facciamo questa operazione, che cosa verrà? Il primo membro sarà la somma di questo più questo meno questo. Ok? E quindi sarà epsilon 2,2 derivato rispetto a 3, poi ancora rispetto a 3, più epsilon 3,3 derivato rispetto a 2 e poi ancora rispetto a 2, meno due volte epsilon 2,3 derivato rispetto a 2 e rispetto a 3. E questo deve essere uguale a, e adesso dobbiamo fare la somma di questo più questo meno questo ancora. Bene. E che cosa sarà? Sarà che U 2 derivato rispetto a 2, 3, 3 più U 3 derivato rispetto a 3, 2, 2 meno U 2 sotto gli, sto prendendo questo termine qua, U2 derivato rispetto a 3, 2, 3, meno U3 derivato rispetto a 2, 2, 3. Bene. Allora, guardando questi termini che sono venuti fuori, ovviamente guardiamo e abbiamo che questo termine è uguale o opposto a questo termine qui. Vedete? Ovviamente va il termine di Schwarz per l'inversione delle derivate, dell'ordine delle derivate, quindi questo meno questo fa 0 e così anche questo termine è uguale opposto a quest'altro, eh? E quindi questo meno questo fa 0, in questo modo, cioè, tutta questa quantità è nulla e quindi ricordiamo che la somma di questi due termini meno 2 volte epsilon 2,3 derivato rispetto a 2,3 deve essere tutto quanto uguale a 0, che è esattamente quella che abbiamo qui, questa espressione qua, va bene, questa equazione qui, esattamente la stessa. Quindi questo che cosa ci ha dimostrato? Che se esiste un campo di spostamenti e ricaviamo le deformazioni in maniera, come dire, da questa equazione qui, va bene,
Allora, queste deformazioni soddisfano questa condizione. Ok? Soddisfano questa condizione. Vi ripeto, si può dimostrare che se questa condizione è soddisfatta, allora esiste un campo di spostamenti che genera questa deformazione come la sua parte simmetrica di gradiente. Beh, la dimostrazione quell'altra è un pochino più complicata, la tralasciamo. Va bene? Queste equazioni che abbiamo scritto in maniera sintetica come rotore del rotore di epsilon uguale a zero si chiamano equazioni di compatibilità interna o congruenza. Ultimo argomento, io direi che ci possiamo fermare sull'analisi della deformazione.